Voglio rivolgere una parola a tutti voi che vi siete radunati per pregare per i morti senza funerali, a tutti una parola per tutti i vostri defunti, una parola per tutti coloro che seguono questa celebrazione attraverso gli strumenti di comunicazione di cui disponiamo. Abbiamo bisogno di gesti, non solo di corpi. I corpi sono quello che resta delle persone dopo che l'anima, la vita, sono state trasfigurate. I corpi sono la materia che ha i tratti delle persone amate, ma ne nasconde ormai il mistero. I corpi sono quel composto di materiali, componenti disponibili a degenerare per diventare altro. Noi abbiamo bisogno di gesti, non di corpi. Abbiamo bisogno cioè di relazioni, di abbracci, di carezze, di sguardi, di parole. Abbiamo bisogno di gesti, di stare vicini anche senza dire niente, di guardare negli occhi anche quando gli occhi sono persi, di avvicinarci per dire parole che non abbiamo mai detto, per piangere lacrime che non abbiamo mai pianto, per offrire e chiedere il perdono di cui solo noi conosciamo il segreto. Abbiamo bisogno di gesti, di segni che niente riesce a decifrare se non l'amore antico, il convivere per anni, l'abitudine a interpretare quello che si agita nell'anima quando il volto è di pietra. Abbiamo bisogno di gesti, ma i gesti sono stati impediti. Sono state innalzate barriere invalicabili a rendere impossibile la vicinanza e la minaccia spietata del contagio ha dissuaso dagli abbracci, dalle parole sussurrate agli orecchi, dalle carezze. I gesti sono stati impediti e noi soffriamo lo strazio dei gesti mancati. Ma qui nell'Eucaristia si dice: questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. Dunque altri segni, altri corpi, altri gesti. Il pane non è più solo pane, è cibo che trasforma i molti in un solo corpo. È gesto della consegna di sé fino al compimento. E noi crediamo. È realmente presente il corpo che è stato crocifisso e glorificato. È presente. Ma non è il cadavere destinato alla decomposizione, è presente, è offerta di comunione, perché è realmente presente e noi siamo realmente in comunione, noi vivi e Gesù vivo, glorificato e coloro che sono morti vivi in Gesù. La nostra sensibilità, la nostra psicologia, la nostra fisicità rimane straziata per i gesti mancati, ma la nostra fede, la nostra esperienza della vita e della morte di Gesù offrono la consolazione che apre alla speranza. Non solo il conforto palliativo delle condoglianze, non solo il gesto compensativo di qualche supporto psicologico. La consolazione della speranza è quel dono del corpo di Gesù nel pane che spezziamo, il vero corpo per una vera comunione. Dunque, allora possiamo dire le parole e le confidenze, possiamo scambiare e dare il perdono, possiamo condividere i ricordi purificati dalla misericordia, gli affetti consacrati dalla fedeltà e dalla dedizione, e saranno veri. Perché i nostri morti non sono finiti nel nulla, nella perdita irrimediabile. I nostri morti vivono di una corporeità reale e diversa. Il pane spezzato, il vero corpo, ci indica la strada offerta ai credenti. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.